ispirare, no? A loro per questo. No, voglio ringraziare l'amico Beppe D'Ercole per l'invito, Vivere Lecce, anche con uno di Lecce, veramente per questo invito stasera. Mi divertiva quello che dicevi sui secoli bui, perché in effetti c'è poco scritto su questo periodo, l'auto medioevo. Io posso dire in termini di vino bianco, io lo chiamo il medioevo preistorico, perché il medioevo, come forse voi sapete, durato 1000 anni, ma i primi 500 anni, cioè quasi la metà, è quello che noi usiamo a definire l'auto medioevo. E l'auto medioevo si distingue dal basso medioevo per tantissime cose, uno dei quali è una mancanza di fonti scritte, specialmente in territori come Salento. Allora, per questo per me è il medioevo preistorico, e vediamo se troviamo qualche aggancio tra la preistoria e il medioevo. Allora, io parlerò, spero, per un'ora, vediamo che ore sono, così che non, perché quando parlo riesco anche a voce ad andare avanti più oltre. Allora, è un po' una sintesi, io vorrei concentrare su qualche cosa di particolare, però vorrei tentare di darvi un quadro di quello che è successo in questo periodo dalla fine dell'impero romano in Occidente. Allora, stiamo parlando di formalmente 476 d.C., fine quinto secolo, fino al decimo secolo. Quello lo definisco, visto che era trattato il tipo alto medioevo, definisco quello il periodo alto medievale. E allora inizio con una cosa, un monumento che tutti quanti conoscono. Allora, un po' mi dispiace iniziare con la Chiesa, non perché sono anti-clericale, anti-ecclesiastico o di pensieri, ma perché arriviamo a un momento del quinto, sesto secolo dove i forti investimenti erano principalmente da parte della Chiesa. Cioè, ormai Roma era già in uno stato di crisi. Noi non abbiamo nel Salento dei grossi monumenti, delle grosse testimonianze del quinto, sesto e settimo secolo, se non sono quelle della Chiesa. Ma della Chiesa sono incredibili. Anzi, questo diapositivo qua, Santa Maria della Croce, Casa Ranello, che spero che tutti quanti abbiano visto, rappresenta forse una chiesa voluta all'interno di una proprietà di San Pietro, cioè direttamente da Roma, ha questi mosaici, venne conosciuto nella tradizione come parte di un grande possedimento che si chiamava la Massa Capitolina. Viene citato se questa è la chiesa da Papa Gregorio Magno, ma guardate i mosaici, siamo a livello di Ravenna, se chi conosce Ravenna è un di Allora, dei monumenti ricchi, un forte investimento economico, però l'investimento economico è principalmente da parte della Chiesa. Per il resto, questo territorio, penso che sia stato un territorio relativamente depresso. Il grosso centro di potere in questo periodo del Salento erano due, uno Taranto e l'altro, forse ancora più importante in questo periodo, la città di Brindisi, perché Brindisi tradizionalmente era la fine della Via Appia. Allora, il percorso per attraversare l'Adriatico e finire in Grecia e poi giungere finalmente alla nuova capitale, che era anche da Costantino, quello di Costantinopoli. Allora, i primi rimarchiamo le testimonianze, sono quelle ecclesiastiche, metto qualche diapositiva, questo è uno scavo di una chiesa fatto dal mio amico e collega Francesco D'Andrea, ricostruito ai Santi Stefani a Vaste, eppure può essere visitato, una piccola chiesa con sepolture, forse una chiesa funeraria, perché dietro la chiesa, di fronte alla chiesa, tantissime tombe, e poi c'è anche una piccola zona del costone roccioso dove ci sono delle ipogee, delle grotte anche per la sepoltura. Penso che questo rende molto, molto l'effetto. Un'altra chiesa che vorrei far vedere è questa delle 100 porte.
l'eccesso forte sta in piedi adesso a Giordignano, nelle campagne di Giordignano, non è in queste condizioni perché questa è una ricostruzione, fotomontaggio fatto da un mio ex allievo Massimo Limoncelli, che volevamo far vedere un po' come poteva sembrare questa enorme valigia, 30 metri di lunghezza, era una delle chiese più grandi di questo territorio per quel periodo, volevamo far vedere come poteva essere. È una chiesa orientale, è una chiesa del mondo bizantino, dell'impero romano di Oriente. I modelli vengono dalla Grecia, dal Seminore, dal vicino Oriente, del Levantino, però lo troviamo qua. Per questo, e anche per una serie di altri ragionamenti e un documento, l'abbiamo identificato come la chiesa monastica dei Santi Cosme e Damiano, cioè due santi monaci militari, greci, voluti fortemente dagli imperatori di Oriente. E questo è un simbolo per me del primo monachesimo in Italia, dell'arrivo dei monaci dalla Grecia, dall'Egitto, dal Levantino, perché tanto il Salento, come si dice più volte, è proiettato verso l'Oriente, Orofoto, quindi sono i luoghi naturali, i porti naturali per il monachesimo in questo territorio. Da quello che riesco a capire, il più antico monastero finora è stato scavato in Italia. Qui abbiamo qualche altra diapositiva di come è attualmente, anzi attualmente è come le diapositive di sotto, mentre le diapositive di sopra sono delle vecchie fotografie anteriori a una tempesta d'aria del 1961 che purtroppo ha buttato giù gran parte della facciata. Allora, questo è il quadro molto molto breve del Salento tardo antico, un territorio un po' marginale, ricco per quanto riguarda la produzione agricola, ricco per via di investimento ecclesiastico, ma non particolarmente ricco a livello di grandi proprietari, o meno loro pare che non abbiano i loro centri o ville qua, almeno finora non li abbiamo trovate. Ma arrivando al VI secolo, siamo proprio al momento di crisi. Io quando insegno all'università dico, guarda che il VI secolo per me è lo spartiacque, la soglia tra il tardo antico e l'alto medioevo, il momento di passaggio tra quello che era Roma o comunque un prolungamento di uno stile, di una cultura e quasi una politica romana, perché alla metà del VI secolo, secondo quarto del VI secolo, sono successi tre grandi avvenimenti che hanno condizionato quasi tutto il bacino del Mediterraneo, anche parte d'Europa, che hanno cambiato radicalmente le basi economiche e la popolazione. Beh, la prima è quella della guerra greco-gotica. Cioè, quando Giustiniano, il grande imperatore Giustiniano, stava, non so dove stava, quel giorno, quando ha deciso, ma l'Italia, dopo tutto, è nostra, perché lasciarla in mano ai Goti? Ma anche Nord Africa, anche la costa dalmata, la Spagna. Io voglio ricomporre l'impero così come era una volta sotto l'impero romano. L'impero era stato diviso in metà e la metà occidentale si era perso. Allora Giustiniano manda i suoi generali che conquistano pian piano Nord Africa, Spagna, Sicilia e poi proprio l'Italia. In Italia sono rimasti 20 anni, e questo è significativo, cioè 20 anni per conquistare l'Italia. Queste sono le date qua, che mi sembra un periodo abnorme per una battaglia di riconquista da quello che era l'intero mondo. Si vede che qualche problema ci doveva essere. Se uno prende i libri di Procopio, scrittore dell'epoca, scrittore possiamo dire di corte, perché lui seguiva la guerra di riconquista e ha documentato tutti gli assedi a Roma, a Napoli, a Cuma, le carestie, i problemi che ci sono fatti. Una lettura affascinante Procopio, devo dire. E passiamo a capire come un impero
riconquistato quelle in viola, abbia costato moltissimo alle forze imperiali. Ma questo è soltanto un evento, perché durante il corso della guerra greco comica è successo qualcosa molto molto strano, di cui ancora poco si parla a livello di storici ed archeologi, perché è una scoperta relativamente nuova, possiamo dire ultimi 10 anni, 15 anni. Si è notato come alcune fonti parlano di giornate a Costantinopoli dove ci sta una fitta nube, nessuno vede niente, quasi sembra leggere quasi la nebbia londinese che io conoscevo, non si vede niente, odore di bruciato, cenere per terra, le piante che non crescono perché non riescono a fotosintetizzare, perché la luce del sole non arriva in pieno. Che cosa è successo? Beh, ormai gli scienziati che collaborano con gli archeologi storici dicono che qualcuno diceva forse c'è un grande meteorite, forse siamo stati colpiti da qualche parte, non dico del Mediterraneo, ma che la Terra si è stato colpito da qualche parte. Beh, voi sapete cosa vuol dire il meteorite, ho visto anche uno passare l'anno scorso in Russia, che soltanto vedere il passaggio era abbastanza raccapricciante. Ma adesso l'idea è che più che un meteorite c'è stato un episodio vulcanico, almeno a un paio di riprese, ancora non localizzata, ma un vulcano di tale potenza, di tale scoppio, che con più riprese è riuscito a oscurare il sole per parecchio tempo. Allora io ho messo due diapositive qua, quello di Monte Pinatubo a Filippine 1991, che forse molte persone ricorderanno, ma più per la spettacolarità che altro. Ma sopra lì vediamo, se qualcuno lo vuole pronunciare, io non lo so, ma è il famoso vulcano in Islanda, che è successo appunto pari anni fa. E se voi riuscite a vedere, queste sono le estensioni delle nubi di cenere che coprono tutta l'Europa, il Mediterraneo. La cenere di quel vulcano arriva in Italia, copre tutta l'Italia, arriva oltre Mosca. È un gran vulcano, ma ci sono stati vulcani, esplosioni, eruzioni molto molto più frequenti. Allora immaginiamo qualche cosa intorno al 540 che abbia esploso e creato un effetto di questo tipo, che poi porterà a una serie di conseguenze come carestie, perché se le piante non crescono bene allora ci sarà la carestia, non ci sarà abbastanza raccolta, paura della gente, perché allora non si riusciva a spiegare cose in vero scientifico così bene. Cos'è questo? Che cosa abbiamo fatto di male? Perché il cielo ci cade addosso, no? Allora una crisi, uno stress diffuso. Questo potrebbe essere la spiegazione di un cambiamento climatico negativo, che pure visto dai specialisti, e che potrebbe essere la causa scatenante di un terzo episodio sfortunato, che come vedete un paio di anni dopo l'esplosione vulcanica di cui ho parlato, che è quella della grande peste bubonica, non quella del tardo medioevo, quando c'è stata la peste nera, ma è la stessa peste. Ne parla Paolo Diacono, spiega come i poveretti trovavano bubi neri, linguine sotto le ascelle, entro 3 giorni di agonia, di febbre, di sofferenza, di solito morivano. Si calcola 25 milioni di morti, che nel Mediterraneo in quel periodo di grande quantità di persone, e alcuni morti si sono fatti, posso dire, vivi, si sono fatti vivi a cassone cosci, non vivi veramente, ma gli atrofati, tirati fuori. Ci saranno tanti altri, non so da dove, comunque la peste promette saliva su dell'Africa orientale per il Mar Rosso, parte da una piccola città che si chiamava Pelusium
nel delta della, di Alessandria, noto per aver esportato grano in tutto il territorio dell'impero. E io scherzo molto con questo perché io la prima volta che ho trovato quei popoli morti negli scavi miei a Napoli, identificati nel VI secolo, ho fatto la mostra sulla peste a Napoli, Giustinianea, e l'ho chiamato la storia della zoccola. E devo dire che a napoletani è molto piaciuto questo, ma temo che mi avevano frainteso. Quello è Ratus Ratus, che porta la pulce, che porta il microbio, che porta chiaramente la morte della peste bubonica. Allora immaginate questi tre eventi, che cosa succede in Italia? 20 anni di guerra, esplosioni vulcaniche che distruggono le raccolte, la peste bubonica che faccia, si dice così, l'uomo. Beh, alla fin fine l'Italia è stremata, l'Italia non ha più forza per reagire come una volta, e penso che questo è il momento in cui si spezza la continuità vera tra l'antichità e il Medioevo. Beh, emblematico di questo crollo, qualche volta mi chiedo perché lo chiamano Giustiniano il Grande, emblematico di questo crollo poi è 17 anni più tardi la discesa dei Longobardi in Italia, conquista tutta la penisola. E quello che mi ha sempre incuriosito è come mai Giustiniano ha dovuto combattere per 20 anni per riconquistare l'Italia e i Longobardi sono messi 3 anni. Non è che erano più forti, ma perché non ci stava più resistenza. Sicuramente era talmente stremata che dati la zona di Cividale del Friuli nel 568 sono riusciti a scendere fino a Benevento nel 561. Beh, a questo punto non c'era più resistenza. E quello che rimane il territorio bizantino in quel periodo sono quelle aree che io ho colorato color penicillica. Posso anche tentare di farli guarire in qualche modo, non lo so. Allora, in questo periodo, per via della crisi, è il periodo in cui noi perdiamo moltissime testimonianze archeologiche, perdiamo le monete scompaiono, le belle ceramiche scompaiono, le importazioni scompaiono, gli insediamenti scompaiono, sia città, sia insediamenti rurali, non tutti. Ma ci sono molte città che vengono abbandonate o se no severamente spopolate. Roma di Augusto, 1 milione di persone. Roma sotto Diocleziano, 500.000 persone, mezzo milione. Roma nell'VIII secolo si stima 17.000. È successo qualcosa. Queste che conoscete, Ignazia, Rudie, sono città essenzialmente abbandonate in questo periodo. Una delle città però che è fortunata è un'altra, è Otranto. Otranto invece quasi riesce a godere dal problema che affligge del Salento. Ma questo perché Brindisi, che era, come vi dicevo, il porto principale di uscita dell'Italia di contatti con Costantinopoli, viene messo fuori dall'equazione. Brindisi soffre certamente il deterioramento ambientale, abbiamo sentito appunto questi problemi del vulcanesimo, della maggior piovosità, allora dell'impaludamento di quello che erano una volta le terreni fertili. Ormai Brindisi è in mezzo a un pantano. Ma se non fosse, se non bastasse quello, le navi cariche di merci che andavano attraverso l'Adriatico, Brindisi, Durazzo, di Lazio in Albania, non lo facevano più per il semplice motivo che nel corso del VI secolo la strada che portava da Durazzo a Costantinopoli, via Ignazia, è stata tagliata dall'invasione degli slavi che dai Balcani sono scesi nel nord della Grecia. La strada non era più percorribile. Allora la strada più percorribile per me era quello o attraverso la strettoia, il golfo di Corinto e poi un piccolo tratto attraverso la terra, o poi lì attraverso la terra, o la circumnavigazione del Peloponneso. Beh,
Otranto è in pole position, perché Otranto sta già più vicino, più proiettato verso questo tipo di rotta. E questo, vabbè, questo diapositivo forse un pochettino complicata, è un'analisi matematica sulle reti che abbiamo fatto, ma che comunque è basato sull'arrivo di vari merci da punto A a punto B, e vediamo come Otranto è uno dei grandi nodi, come lo è Siracusa, come lo è Atene, come lo è Costantinopoli, in un commercio internazionale, diciamo, commercio bizantino, ma comunque mai ridotto a pochi centri di primaria importanza, mentre altri scomparono del tutto. Tra l'altro qui sotto faccio vedere anche l'insediamento dell'Alto Medioevo, come si concentra nell'entroterra di Otranto, invece di essere spalmata un po' in tutto il Salento. E questo lo vediamo da varie cose. Per esempio, qualche anno fa, assieme all'amico Gerolamo Fiorentino, abbiamo fatto un survey della zona dei laghi a limiti. I laghi a limiti sono affascinanti, ci sta molto materiale preistorico. In età classica non c'è niente, neanche un concio. Sembra che la zona fu abbandonata, forse per i problemi di paludi, non era una delle zone migliori. Arrivato all'età VII-VIII secolo, età bizantina, tutto un tratto insediamenti dappertutto, tutti quei pallini rossi sono insediamenti bizantini, e voi vedete anche la nostra ricostruzione dei limiti che era molto più estesa di quanto lo è adesso. Non solo, ma gli studi del polline, perché adesso gli archeologi possono fare la palinologia, studiare il polline stratificato e vedere come cambia la vegetazione nel tempo, fanno vedere che da un contesto degradato, macchia e così via, nell'VIII secolo tutto il tratto si perde l'univila, gli elimini diventano boscaglie di univeli dappertutto, probabilmente perché sotto Bisanzio si deve valorizzare quello che ha Otranto, che è il ciclo di schioppo di Otranto. Abbiamo anche delle ampie che forse portavano vino da Otranto, e a Otranto stesso vecchi schiavi hanno tirato fuori località di Tello vicino al porto, un complesso di fornaci bizantine fatto espressamente per altre da trasporto, che dovevano arrivare in Albania, in Grecia, su per l'Adriatico e chissà dove altro. Allora Otranto sta vivendo adesso, sta cominciando a vivere un momento di gloria, possiamo parlare dell'età d'oro di Otranto. Tutto è sostenuto all'interno di questi stati grafici che metto, che sono le datazioni al carbonio 14, che vanno a sostanziare la cronologia che io vi sto dando. E il fatto che qui è Bisanzio che comanda, beh, lo sappiamo già dalle fonti scritte, sappiamo che ci sono poche fonti scritte, ma abbiamo qualcosa, che il Salento, il Basso Salento è in mani bizantine, lo sappiamo dalla cultura materiale tipica bizantina in questo territorio, e sembra che adesso possiamo anche dire che questo territorio era in qualche modo diviso dai Longobardi, da una specie di, non so se dire fortificazione, ma comunque da limite o barriera, perché la famosa, il famoso limitone dei Greci, di cui per molti anni si è dibattuto, ma forse in Esantico, ma forse tanto medievale, Spartifeudo, il famoso limite dei Greci è stato scavato nel 2000 a Sarajevo, che adesso sta all'Università di Lione in Francia, è venuto qui con i suoi studenti e ha potuto scavare un pezzo di questo enorme muro a secco, che veramente è grande, pare 4 metri di larghezza come muro a secco, con dei bastioni esterni cioè verso nord, e la datazione è VIII secolo dopo Cristo per la costruzione. Allora in questo periodo molto sta succedendo, si va a delimitare il territorio bizantino, si va a potenziare il livello agricolo e il territorio bizantino. Ma che succede nelle campagne se abbiamo questo, tutta questa attività? Beh, queste diapositive qua fanno vedere quello che io penso sia stato i movimenti demografici
succedutesi tra tardo antico e alto medioevo. Sopra abbiamo una fitta rete insediativa di età tardo romana, quinto secolo, sesto secolo. Questa fitta rete insediativa, con lo spopolamento delle persone in seguito ai crisi di cui ho parlato, va a calare e si crea un nuovo raggruppamento di persone. Cioè un po' come rimescolare le carte. Persone abbandonano alcuni centri, alcuni villaggi, alcune ville e si spostano ad altri o creano degli altri. Allora abbiamo questo tipo di successione. Ed in questo momento che vediamo questo spostamento in particolare verso l'Occoto, è in questo momento che vediamo sotto il grafico l'inizio dell'apparizione di villaggi, cioè di villaggi in contrapposizione alle ville romane o alle fattorie romane. Adesso la gente, perché la fattoria o la villa tende a essere unifamigliare, magari con schiavi, con famiglie, forma, però essenzialmente il retto da una famiglia in qualche modo. I villaggi invece sono plurifamiliari e qui abbiamo questa aggregazione per problemi di difesa, per il comune aiuto tra le persone. E poi qui abbiamo cercato di vedere le zone principali coltivate nell'alto medioevo in base alla sopravvivenza della centuriazione di età romana, con l'assunto che dove sopravvive il sistema di centuriazione continua l'agricoltura. Dove la centuriazione romana del secondo secolo avanti Cristo scompare, lì scompare un'agricoltura intensiva. Forse l'amico Marcello Guaiti lo ha parlato un po' della centuriazione, che è un suo cavallo di battaglia. Ma comunque sappiamo poco di quello che è successo nella campagna, ma semplicemente perché avevo pochissime evidenze archeologiche e abbiamo soltanto un insediamento, un villaggio alto medievale pienamente scavato, o quasi, che sarebbe quello in località Scorpo a Superstano, per il quale ho inaugurato un museo un paio di anni fa, che è il Museo del Bosco nel comune di Superstano. Ci sono tracce in altri scavi archeologici, però il villaggio in località Scorpo dovrebbe essere un villaggio bizantino tipico di questo territorio, ma ha delle curiosità e fa vedere come in un certo senso, potrei dire tra virgolette, siamo caduti in basso nell'ottavo secolo. Beh, il villaggio sta proprio qui, all'oriente di una serra tra Superstano e Tutrofiano, lungo la strada provinciale. È stato scoperto per puro caso, perché qualcuno stava cavando, sono uscite fuori delle strane ceramiche che anch'io non sapevo ben riconoscere, però mi sembravano collocabili in questo periodo dell'alto medioevo. Allora abbiamo cominciato a scavare, e questa è la pianta di scavo. Mi dispiace che gli scritti sono in inglese, l'ho preparato l'altro giorno per un'altra conferenza, però voi vedete che abbiamo sopra un lungo muro posto di recinzione con un pozzo in fondo e poi tante fosse semicircolari, che poi vi farò vedere, erano le case bizantine, e poi delle fosse lunghe qui che forse dividevano delle proprietà. Comincia a sembrare, secondo me, sempre più preistorico. Tu che dicevi, no? Per questo ci troviamo bene, anche oggi i medievisti preistorici hanno varie, con le date solite, datazioni da 5-12, per dire che il villaggio è senza nostro l'ottavo secolo. Allora cominciamo a scavare. Queste sono le capanne, e sono capanne a fossa, sono di un tipo di capanna che pure si trovava durante la preistoria in parte d'Europa. Sono delle grandi fosse tagliate nel terreno, spesso con buchi da palo all'interno della fossa. Ero molto molto sorpreso quando le ho trovate per la prima volta, perché
non si sono più prima verificati nel territorio bizantino. E vedete qui sopra abbiamo una ricostruzione di una capanna neolitica fatta da un grande archeologo italiano che si chiamava Santo Tinè. E Santo Tinè, cercando di spiegare queste fosse durante la preistoria, diceva che le fosse servivano come un piano rialzato per creare un intercapedine tra la terra umida e l'ambiente che doveva essere più secca all'interno della casa, della capanna. Vedete? Qui forse si vede meglio, fossa, acqua, intercapedine e poi sopra il piano della casa fatto con travi di legno e terra e sopra di quello si costruiva, come si costruiva. E questo è il tipo di capanna che noi abbiamo anche qua. Abbiamo vari esempi e abbiamo anche delle evidenze antropocaliche che vanno a comprovare quello che diciamo. Per esempio, il legno più comune, il legno duro più comune è proprio la quercia. Abbiamo trovato tanti frammenti di quercia, addirittura abbiamo trovato il tavolo bizantino, mi fa piacere, tutto il tavolo bizantino. Allora il tavolo è morto, è sepolto, però di la quercia con i buchi. Che tra l'altro gli studiosi di tavoli bizantini, e ci sono, posso dirvi come era posizionato la trave originariamente, se in verticale o se in orizzontale, a secondo la forma della galleria che fa il tavolo. Vedete che si può fare, eh? Allora abbiamo ricostruito un po' la capanna tramite con l'aiuto dei tavoli. Legato a quello abbiamo un'essenza che è più non proprio albero, ma come si dice, gestorio, che è l'erica, l'erica corea, che poteva servire per creare l'incanugiata, la copertura delle travi di queste capanne. E quello, guardate, no, 81% dei resti carbonizzati, di 2852 resti, è di erica corea. Allora abbiamo il materiale di costruzione delle capanne insieme al fango o intonaco di capanna che abbiamo pure trovato con segni di incanugiata. Questo ci ha permesso di dire, di suggerire che le capanne a Superstano originariamente erano così. Questa è proprio la ricostruzione dei due capanne fatte da Fabrizio Ghio, che sta qui da qualche parte, ha fatto uno nuovo, ovviamente non ho trovato la fotografia, e sono molto simili capanne che si trovano presso gli anglosassoni in Inghilterra oppure in Polonia. Allora abbiamo un tipo di capanna che sarebbe, da un lato, trova le origini nella lontana preistoria, da un altro lato trova i confronti quasi coevi in ambiti nell'Europa settentrionale. Tanto è vero che alcuni archeologi italiani hanno detto no, ma queste capanne sono longobarde, perché saranno longobarde, ma saranno in terra bizantina. Allora, o sono longobardi che sono venuti in vacanza, cosa che io non ci credo, o è un tipo di costruzione che pure i bizantini utilizzavano in questo periodo di crisi economico-tecnologico. Ma anche il resto di quello che troviamo in questo sito di scopo ci fa vedere che la cultura bizantina di questo territorio era molto molto semplice, quasi direi preistorico, ma lo dico in senso positivo, anzi, sono le stesse cose, questi sono due oggetti in osso ben datati intorno all'VIII secolo d.C., ma osso preso delle osse lunghe di animali rozzamente lavorati per fare quello che servivano, in questo caso forse per preparare il lino, perché visto che la zona di Superstano con bosco di belvedere, il palude di Sobrino, era una zona umida, è altamente probabile che lì lavoravano
lino. Ma non solo, abbiamo un calderone, anzi è intitolato quest'anno, Manici di Calderoni. Sotto c'è un calderone di VII secolo ricostruito che sta al Museo Britannico, per far vedere che quel nostro misero pezzo di Anzetta apparteneva al calderone. E questo sta nella logica di una cucina comunale, dove non si servivano tutti quanti seduti a tavolo con i piatti, ma ci stava un bel calderone sopra il focolare in mezzo alla capanna, che faceva una specie di goulash, di stew, di minestrone, perché la logica era quella di non andare al supermercato e dire: io oggi mangio le linguine con le cozze, loro coccono le linguine cozze. Era quella di uscire da casa e vedere che cosa trovavi. Se riuscivi a ammazzare una lepre, lo portavi e lo buttavi nell'acqua bollente del calderone. Poi qualcun altro, il figlio, con qualche carota, e ci buttiamo dentro. Qualcun altro alle fave, li buttiamo dentro. E così si crea questo pasto costantemente pronto in ebollizione, secondo me è molto sano rispetto a quello che magari mangiamo anche domani, sempre pronto in casa. Allora, per questo ogni famiglia aveva il suo calderone, e il calderone ce l'abbiamo. Chi conosce Shakespeare, per esempio King Lear, avrà letto delle tre streghe che cantano mentre girano il calderone. No? Il calderone è quasi come il drago al castello, è un simbolo del Medioevo. Pochissimi oggetti importati, cioè quello che differisce molto dall'età romana, quando l'importazione era molto alta, tutto, tanto veniva importato, anche animali, gli animali maiali, le salsicce che si mangiavano a Roma in età romana venivano da Lucania, lo sappiamo perché abbiamo le fonti che ce lo dicono. La salsiccia greca era conosciuta come lucanico, perché spesso veniva da maiali lucani. Si importava vino, grano, salsa di pesce, formaggi. Cioè l'età romana era un periodo di grande consumo quasi internazionale. Il periodo dell'Alto Medioevo era un periodo di autoconsumo, di sufficienza, di mangiare quello che tu riuscivi a procurare dalla propria terra. Per questo dico, forse la vera dieta mediterranea sana è nata nell'Alto Medioevo e non con tutte queste importazioni da chissà che cosa hanno messo dentro, che cosa, dove vengono. Però serviva la mancia di grano, perché noi sappiamo tutti, noi salentini, se posso permettermi a chiamarmi salentino, sappiamo che la pietra locale non è buona per andare a triturare il grano per fare una buona farina per il pane locale. Mentre la pietra dall'isola di Melo, come anche quella dell'Etna, sono pietre laviche, vesicolari, ottime per andare a triturare il grano e fare la farina. L'unico piccolo problema è che poi finiva il pasto tanti frammentini di pietra dentro, e dopo 30-40 anni di mangiare quel pane ti avrai limavi i denti, finiti con denti senza cuspidi. Però loro ci vivevano fino a 40 anni, non era un grande problema. Un oggetto di lusso, l'unico, mi dispiace che la casa non si vede molto bene, si intravede in Italia appena, l'unico oggetto di lusso è questa coppa, che mi fa pensare che ci sta un minimo di gerarchia nel villaggio, che qualcuno era un importante capofamiglia o l'anziano del villaggio bizantino, che si poteva permettere un bicchiere che veniva dalla zona della Val Padana o comunque dalla Val Adriatico. Vedete, qui ci sta uno che viene da Montepalo, Lombardia. Questa è la ricostruzione da quello che non si pensava.
Le scale sono continuanti, noi abbiamo iniziato nel 1999, poi 2004, 2007, 2007 ho trovato un pozzo. Questo pozzo qua, no? Questo è il pozzo dell'Ottocento, ma questo pozzo qua è uscito quello del 2007. Volevo scavarlo subito, ho messo i miei studenti in fila per vedere le alture, ho preso quello più alto e ho detto, beh, tu scavi il pozzo. L'ho messo dentro, 2 metri di altezza quasi questo ragazzo, ma quando ho visto scomparire la sua testa, ho detto, non è il caso che continui a scavare. E l'abbiamo lasciato stare fino allo scorso, 2 anni fa, quando ho chiamato gli operai, i pozzari, i vecchi pozzari, e i vecchi pozzari così ci hanno scavato il pozzo che scendeva quasi 6 metri, vedete questo bel pozzo bizantino, e quello è il muro di cinta del bilancio. E scavando, esce fuori questa bella ricostruzione che fa vedere, vedete, a fianco, anche lì non si vede bene, ma abbiamo la sezione stratigrafica del pozzo, e così doveva essere. Anche questo di Fabrizio Pio con Alberto Guercia, e vedete, hanno anche fatto il vaso come quello che abbiamo trovato in fondo al pozzo. Era ancora sott'acqua per una certa parte, perché qui cambia il terreno e qui è rimasta la falda, e allora qui abbiamo trovato quello che io, in una mostra fatta al Museo dell'Università, ho chiamato la storia del pozzo, perché ci ha raccontato una piccola storia. A parte tutti i vasi caduti mentre qualcuno ha tirato, ha tentato di tirare sull'acqua e poi si è spezzato l'asta e il vaso è rimasto sotto, questo è tipico. Ma la cosa incredibile è che, essendo sott'acqua, in condizioni anaerobiche, cioè senza ossigeno, sono preservati tutti i resti organici. Abbiamo trovato frammenti di stoffa, di cuoio, abbiamo trovato le pesche, abbiamo trovato questi strumenti, una forraterra in quercia, cioè per fare la segna, no? I buchi nelle campagne per la segna, una coppa tornita in legno in quercia, e poi il legno di pero, pezzo di quello che forse è un bel arco, no? Per andare a cacciare la lepre che serviva per calderone. Ma la cosa ancora più incredibile, almeno per il mio punto di vista, furono i resti vegetali, della vegetazione spontanea e della vegetazione coltivata. Guardate, purtroppo non avevano la pasta allora, però avevano le lenticchie, perché quella cosa rotonda sopra è una bella lenticchia. Quella foglia si vedono ancora le nervature come se fosse perso l'altro ieri sulla strada. Quelle sono quelle cose orribili che finiscono nei tanzini quando uno va a camminare le campagne, il medicato. Si chiamano alza piedi. Anche i tanzini c'erano gli alza piedi. Per i romantici abbiamo la spina, però purtroppo non credo che sia di rosa, però abbiamo la spina, ma poi abbiamo più di 2000 resti di vinaccioli. Allora, a parte appunto la vegetazione spontanea, e poi le pere, le ciliegie, le mele, noccioli, mangiamo bene, abbiamo poi anche la carne, ma abbiamo tanti quei vinaccioli che noi possiamo dire che lì producevano, coltivavano l'uva e producevano il vino. E la cosa ancora più rimarchevole, questo è quasi allo Spielberg con Jurassic Park, questi vinaccioli hanno ancora preservato il loro codice genetico. Tanto è vero che specialisti ci hanno potuto dire che il ceppo viene dalla Grecia, probabilmente dall'Epiro. Allora, volendo, noi abbiamo la genetica di tutti questi reperti vegetali.
non abbiamo testimonianze cristiane dal villaggio di Scorpo, salvo un menhir, che è questo qui, in orizzontale, che fu usato vicino al villaggio per attraversare un piccolo canale. Il menhir è stato spostato dal comune nel locale cimitero, ma io sono un sostenitore, per chi non lo sa, che i menhir non sono preistorici ma sono automedievali, e io li associo a queste croci, questo uno irlandese, ma se uno vuole vedere una croce, una pietra di questo tipo, ci sta anche uno presso il comune di Trefusi, un unico blocco a croce. Allora, i menhir non sono menhir preistorici cristianizzati, sono croci fatti durante il Medioevo, quando secondo me la Chiesa non aveva più la forza economica di andare a costruire la Chiesa. Allora si mettevano i segnacoli nelle campagne dove le congregazioni potevano radunare durante i momenti di matrimonio, dedimo, funerale, così via. Comunque ho scritto degli articoli su questo. So che è un po' polemica la cosa, ho scritto gli articoli, se qualcuno li vuole leggere posso esporre tutte le mie argomentazioni. Il villaggio poi a un certo punto finisce, durante il post nono secolo, scompare il villaggio. Penso che la scomparsa del villaggio non è che il villaggio scompare totalmente nel nulla, cioè viene abbandonato per quel luogo, perché noi siamo in un periodo di grande flessibilità insediativa. Noi adesso pensiamo, no, che lì ci sta la città, lì ci sta la masseria, lì, e noi viviamo così. Ma allora, quando un insediamento, non la città, un insediamento rurale era vetusto per vari motivi, si abbandonava. Esiste, tanto avete visto quante facce costruire quelle case. Lo si abbandonava e si spostava a pochi metri di distanza. Sull'altro lato della strada, sul Sala Corigliano, abbiamo trovato ceramica bizantina e una moneta di XI secolo, allora poco più tardi dalla Todiscapo. Poi scendendo verso Supersano, anche qui è uscita una moneta di non decimo secolo, e poi ci sarà la chiesa di Santa Celimanna lì. Temo, penso che se possiamo stare sotto Supersano, troveremo le origini di Supersano dopo l'abbandono di località Scopo. Questa è la chiesa prima della Celimanna, ricostruita con Papa Greco che fa la massa. Allora, spostamento di popolazioni, allora vecchie comunità, ma nuovi siti. Anche questo modello che era la storia, e si trova ancora oggi in certe parti dell'Africa e altre parti del mondo. Ma detto questo, il villaggio non è totalmente scordato. Il villaggio abbandonato, dopo 100 anni, è abbastanza visibile, le montagne che sono cadute, il muro a secco che man mano si sgretola, e qualcuno nel X secolo ha deciso di nascondere, tramite le pietre del muro a secco e crollo, un tesoretto di oggetti in ferro. Proprio dove ci sta la freccia abbiamo trovato quegli oggetti, 9 oggetti sepolti e adesso restaurati, che sono piuttosto interessanti. Un'ascia, un manico di secchio, un cesello, 2 trivellini, una falce, uno sperone, un paio di oggetti ignoti. Bene, ci sono varie considerazioni. Prima, che questi oggetti sono oggetti vecchi, quando furono sepolti, già vecchi. Il manico di secchio è rotto, la falce è stata piegata in due, lo sperone è spezzato. Allora, è una collezione di ferraglia vecchia. Tra l'altro è una collezione di ferraglia di diverse provenienze, perché mentre la falce e l'ascia potrebbe essere agricole, i trivellini e il cesello probabilmente servivano a un falegname.
Questi sono trivellini che si usavano per fare i fori nelle travi quando non si usavano ancora i chiodi di ferro, ma le, come si chiamano, i cavicchi di legno, grazie. Si faceva il foro e poi col martello. E questo perché il ferro allora era ancora molto prezioso. E poi abbiamo uno sperone. Nessun contadino portava uno sperone. Lo sperone è il costume del cavallo, ergo cavaliere. Non sappiamo che tipo di cavaliere, ma essendo un cavaliere del X secolo, comunque è uno segno di status. Allora, chi ha sepolto questo tesoro era probabilmente un mercante di oggetti di ferro, cioè che aveva raccolto ferro rotto o vecchio da varie categorie di persone per poi portarlo in giro e venderlo a qualche fabbro. Oppure potrebbe essere la collezione di un fabbro, però non abbiamo trovato lì a Superstrano la collezione del fabbro. Penso un mercante. Ma ancora più interessante sono altre parti di considerazioni. Uno, che lo sperone è uno sperone di X secolo. E se è uno sperone di X secolo, cercando i confronti, questo tipo di sperone non si trova in Italia. Lo si trova soltanto nel nord Europa, in Germania, Bavaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Scandinavia. Qualche cosa nei Balcani, qualche cosa qua, ma in effetti non è uno sperone italiano. Questo tipo di sperone viene o dall'impero ottoniano, Germania, Ottone primo, secondo, terzo, siamo al X secolo, oppure viene dai Varangi. I Varangi erano vichinghi, venivano dalla Scandinavia, da Svezia, Norvegia, quella zona lì. Ma alcuni vichinghi sono scesi giù in Russia, giù per la valle del Dnieper, che sarebbe questo grande fiume che attraversa la città di Kiev e sfocia nel Mar Nero. Sono scesi questi vichinghi varangi, hanno creato il loro capitale a Kiev e da lì si è nato il primo stato russo, perché vennero conosciuti lì come i Rus. Altri sono scesi oltre Kiev per raggiungere Costantinopoli e offrire i loro servizi all'imperatore. Beh, i greci, posso dire principalmente bassi, forti, scuri, capelli ricci, di fronte a questi alti, rossi, capelli lunghi, è una cosa da mostruosità, questi vichinghi scandinavi, furono assolti come la guardia varangia dell'imperatore, cioè la guardia pretoriana dell'imperatore. Quando Bisanzio ha deciso di riconquistare questo evento, cioè ha tentato, non di riconquistare, scusa, di attaccare, di combattere i Normanni nel Salento, hanno mandato i Varangi, sappiamo che la guardia Varangia ad Otranto. Allora, questo sperone qui, in questo contesto, chiaramente è una cosa eccezionale. Scandinavia, Germania, Superstrano. E l'altra cosa interessante è che questi gruzzoli di ferro non sono neanche loro tipici dell'Italia. L'usanza di gruzzoli di ferro è un'usanza balcanica nella zona Medioevo. In assenza di un qualsiasi monetazione, scambio monetale, si tesaurizzava come dei valori, no? Come, questa è la distribuzione di tutti questi tipi di gruzzoli che sono variamente composti, asce, catene, coltelli, strumenti agricoli e così via, molto molto. Allora, questo riporta il gruzzolo di Superstrano verso i Balcani, verso l'usanza balcanica, come se noi fossimo veramente fuori dall'Italia. Cioè, il Salento alto medievale non è l'Italia, sebbene fisicamente lo è, ma è legato ad altri mondi,
ad altri territori. Sì, ho tanto forte l'Europa, ho tanto forte l'Oriente. E così, mettendo un po' tutto quanto assieme, io ho immaginato con degli amici di Firenze, disegnatori, che potevamo vedere il villaggio bizantino di Superbrario Caetascoco grosso modo così, con il nostro pozzo, il nostro muro di recensione in costruzione, anche qui i colori sono scritti, ha diversi colori sullo schermo, non so perché, compare a questa, pazienza, ma sarà una caratura della... perché è bello, io riesco a vedere. Però comunque rende l'idea. Il vigneto che sta lì a sinistra, le capanne a fossa, no, mi sembra che tutto funziona. Abbiamo tentato di ricostruire tenendo presente l'evidenza archeologica. Però, visto che è un attimo ancora una decina di minuti, non voglio finire con Superfano, perché... Vabbè. Forse c'era qualche domanda dopo. Sì. Ma noi siamo in periodo, allora, già con l'ottavo secolo, dopo la grande crisi del sesto secolo, che si fa risentire per un parecchio tempo, anche durante il settimo, nell'ottavo cominciamo a vedere un nuovo tipo di vita. Già il villaggio di Superstano è una novità e penso che sarà uno di tanti villaggi che devono ancora essere riconosciuti. Questo vuol dire anche che sia un momento di stabilità per la popolazione e allora insieme alla buona alimentazione, in mancanza di altri avvenimenti, grandi avvenimenti traumatici, che succede? La popolazione comincia a crescere. La popolazione cresce, allora anche il surplus agricolo cresce, allora anche l'economia cresce, anche gli scambi crescono. Però i primi scambi che crescono, per via dell'aumento della popolazione, è quello degli scambi umani, lo schiavitù. Noi siamo diventati un bacino di manodopera forzata. Venivano qui gli arabi, già dall'VIII secolo, a prendere a carte piene i sarantini e portarli dove servivano per lavorare per gli arabi. Questa moneta sopra è l'unica moneta dell'VIII secolo rinvenuta nel Salento, è una moneta araba coniata a Gerusalemme intorno al 665, trovata durante uno sterro a Camole, nel paese di Camole. Le stelle sono le tradizioni popolari, perché molti paesi hanno le tradizioni popolari, se uno legge storia del paese di una volta fu saccheggiato dagli arabi o dai saraceni. Allora io racconto con le tradizioni e fanno un patto intorno a Rosico, Gallipoli e Campo di Verca, che è giusto, mi sembra. Le catene vengono dalla Bulgaria, però sono quelle. Un studioso americano a Harvard ha recentemente scritto un libro sull'origine delle colonie europee e lui ha tentato, leggendo anche i trattati arabi e greci, di capire da dove venivano e dove andavano gli schiavi. E guardate, dal Salento, come anche qui non si vede che nella mappa, ma il Salento è in questa zona qua, perché queste due linee sono lontane sull'Adriatico. Noi siamo a Salento, in particolare Porto di Taranto, verso Tunisi, Taiwan, anche qui nell'Africa, nel Nord Africa, sud della Tunisia, un po' Tripoli, Libia, questo è Alessandro d'Egitto e questo è Baghdad. Cioè nell'ottavo e nono secolo i vostri antenati alcuni hanno fatto dei viaggi lunghissimi anche fino a Baghdad. Sarebbe bello un giorno trovare archeologicamente, provarli e non dico rimpatriarli, ma almeno capire qualche cosa di quelli che sono scomparsi.
Le scorrerie degli schiavi dovevano essere veramente tante. Si parla di 20.000 schiavi visti in un giorno al porto di Taranto per essere imbarcati per Alessandria d'Egitto. Questo ce lo racconta il monaco Willibaldo dell'Inghilterra, che stava a Taranto all'epoca. Ma abbiamo noi anche un monumento molto particolare, che è quello che si chiama Le Cento Porte. Le Cento Porte forse qualcuno non conosce, la chiesa di Martina. Tu? Beh, anche lì ci sono state varie discussioni sulle origini. Ricordo i vecchi Ruth e David Whitehouse, due amici archeologi inglesi, Ruth preistorica, David medievista, che hanno scritto un articolo sostenendo che era qualche cosa di preistorico. Beh, ultimamente una mia allieva, Sofia Brunetta, ha fatto un lavoro di raccolta dei dati e una scansione là per con il Prospera Survey. Abbiamo documentato bene questo, abbiamo avuto anche l'accesso tramite la cortesia del sovrintendente agli archivi della sovrintendenza e abbiamo visto che questo edificio è circondato da decine, se non centinaia di tombe automedievali scavate molto tempo fa, ma la cosa interessante è che intorno a 100 pietre ci sta una leggenda ricordata di una epigrafe su San Giovanni, sulla chiesa di San Giovanni, che menziona un attacco dei saraceni, e le tradizioni locali vogliono un certo Geminiano Dux, cioè comandante militare morto durante questa scorreria appartenuta a parte i saraceni. Questo sarebbe il mausoleo o cenotafio di Geminiano e alcuni dei suoi. Comunque ritornano le saraceni qua, non è una cosa nuova. E il fatto di avvenirlo qua voleva dire che ci stava già una ricchezza in crescita, almeno la ricchezza umana. E la ricchezza umana è una base per qualsiasi altra forma di ricchezza, e anche in questo periodo comincia di nuovo a circolare la monetazione, specialmente dopo il cosiddetto riconquista bizantina da Dio primo. Vedete, monete bizantine nel Salento, VII secolo, VIII secolo, inizi IX secolo, elettrocardiogramma piatta, poi tutto un tratto su e cominciamo a vivere con le monete che arrivano in grande quantità nel Salento. Si arriva la moneta, è arrivato lo scambio quotidiano, lo scambio importante di surplus. Il surplus sono vini, anfore, ceramiche, non lo so, capra pecora, formaggi. Questa anfora è un'anfora locale, Pocratina, che è stato rinvenuto in Croazia, Montenegro, Albania, Nord Italia, Corinto, Corfù, cioè gli orizzonti si stanno espandendo e da Costantinopoli arrivano altre ancore e ceramiche da tavola molto bella, invetriata, verde, giallo, di colori. Allora il Salento è cambiato, siamo di nuovo verso una crescita, siamo alle soglie del tardo medioevo e si comincia a crescere o a costruire anche a livello monumentale. Le prime grosse costruzioni di rilievo, a differenza delle capanne che avete visto, sono queste chiese, la cripta di Santa Cristina, che è datata da Cardinale Sorrentino, quella di Santa Marina, dove si sta scavando in questi giorni, quello di Castro, che è il tipo di chiesa greca di forma croce greca iscritta, quella di Murolecese, di Otranto, San Pietro d'Otranto, con una moneta dell'Afghanistan di X secolo, che metto perché questo fu ritenuto nelle campagne otrantine. Pensateci, una moneta di Afghanistan in argento, dalle miniere d'argento del Pangir, nel X secolo, molto lontano. Però io metto questa moneta accanto alla chiesa, perché gli affreschi della chiesa di San Pietro
hanno l'azzurro fatto con lapislazzuli che viene pure dall'Afghanistan. Allora i contatti ormai sono internazionali, dopo qualche secolo di forte recessione. Forse l'ultimo grande episodio di età bizantina, alto medievale in questo territorio, fu un scaramouche, con, si può dire così, di piccola battaglia, scaramuccia, con Giorgio Maniace nel 1042 verso i laghi Alignano di Otranto. Giorgio Maniace era un generale bizantino spedito da Costantinopoli per riconquistare la Sicilia. Ha avuto una fortuna, passato da Reggio Calabria alla Sicilia, ha riconquistato un breve territorio della Sicilia orientale. Forte di questo e forte di una grande presunzione, si autonomina imperatore, che non fa molto piacere avere l'imperatore a Costantinopoli. Allora inizia la guerra tra le forze armate di Maniace, per questo ci sta il castello Maniace a Siracusa, no? Per il castello sulla la lingua, e Maniace comincia a ripercorrere l'Italia meridionale con grande successo, conquista in Calabria, Basilicata, arriva qua, qui viene attaccato da un certo Costantino della flotta bizantina, e questi tigre ricordano una torre costruita contro Maniace. Il Maniace riesce ad arrivare a Durazzo e percorre la vecchia via Ignazia, ma quasi arrivato alle porte di Costantinopoli in battaglia muore, e così ucciso, e così finisce questo momento di usurpazione tentato da Maniace. Dopodiché Bisanzio in questo territorio effettivamente è finito, perché 10, 15, 20 anni dopo cade Lecce, cade Otranto, e poi 1071 eventualmente Bari, e segna la fine dell'alto medioevo per me, dell'impero bizantino in Oriente, per l'impero, e inizia la storia dei Normanni. Questa è la motta normanna di Supersano, ricostruita com'è attualmente, che vado appena a vedere, e spero che un giorno potremo fare qualche cosa anche lì.